Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Oggi vi mostreremo passo passo come realizzare un impasto versatile, ottimo per preparazioni sia dolci che salate. Sigla! Ci occorrerà 1 kg di farina 00, 500 ml d'acqua tiepida, 10 g di lievito di birra, 120 g di strutto, 15 g di miele e 100 g di zucchero. Iniziamo versando i 500 ml d'acqua tiepida nella vasca della planetaria. Aggiungiamo lo zucchero e sciogliamo il lievito. Aggiungiamo il miele e sciogliamo il tutto. È arrivata l'ora della farina. Mettiamo l'intero chilo della farina nella vasca. E per ultimo aggiungiamo lo strutto. È arrivato il momento di spostarci in planetaria. Gancio inserito. E iniziamo ad amalgamare i nostri ingredienti. Facciamo andare la planetaria per circa 10 minuti in prima posizione. Non dobbiamo avere fretta. Aggiungiamo il sale e controlliamo i bordi della nostra planetaria. Quando l'impasto non si appiccicherà più alle pareti, vuol dire che sarà pronto. Eccolo qui, il nostro impasto è pronto. Non risulta per niente appiccicoso, è molto soffice. E siamo pronti per portarlo sul piano. Andiamo a fare qualche piega e creiamo un panetto. Mettiamo in ciotola. Pellicola trasparente in modo da non far seccare la superficie dell'impasto e lasciamo lievitare fino al raddoppio. Ecco come si presenta l'impasto dopo circa 2 ore di lievitazione. Molto rilassato, soffice e pronto per essere sporzionato. In questo caso noi andremo a formare delle palline da 100 grammi per realizzare la rosticceria siciliana. Ma tranquillamente può essere utilizzato per fare delle brioche, delle treccine al forno, delle craffen. Un impasto molto versatile. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao!